Compagna, sono andata avanti a leggere il libro dei giudici, ma avresti mai detto che c'è anche un indovinello? Davvero? Non avrei mai immaginato. Io questa storia non la so molto bene, potremmo chiamare Don Mirko per farcela spiegare un po' meglio. Don Mirko? Ciao, ciao Ciao. Tania, ciao, ciao Arianna. Ciao. Ma ci stavamo chiedendo come fosse possibile che c'è un indovinello nel libro dei giudici. Ah sì, beh, è vero, penso vi stiate riferendo all'indovinello di Sansone, quello del miele e del leone. E non è l'unico indovinello presente nella Bibbia. Noi abbiamo tante volte l'idea che la Bibbia sia un testo solamente serio, che racconti solamente fatti di storia. In realtà la Bibbia ha tante pagine di poesia, ha tante pagine che sono all'insegna dell'epopea. Ha tante pagine che sono l'insegna della vera e propria preghiera, e poi, come ad esempio abbiamo visto all'inizio della vicenda di Sansone, ha delle pagine dove è molto forte l'ironia. Pensate a questa contrapposizione tra la figura paterna di Sansone, il papà di Sansone, che sulla carta dovrebbe essere il capo della famiglia, almeno secondo la mentalità biblica, che in realtà è sempre una persona che non capisce, che è sempre lenta a comprendere, mentre la mamma di Sansone è molto sveglia, e questo sicuramente è un tratto ironico. Come pure è ironico, vedremo oggi, il rapporto di Sansone con le sue donne, che tanto lo fanno soffrire, ma vedremo ancora. E è particolare anche la presenza, certo, di un enigma all'interno di questa narrazione. Allora direi che possiamo proprio cominciare e leggere queste vicende di Sansone. Ho pensato di dare come titolo al nostro incontro Il caratteraccio di Sansone. E infatti siamo arrivati al capitolo 14 del libro dei Giudici e vediamo subito come, rispetto alle grandi attese suscitate da un personaggio con una nascita così miracolosa, purtroppo le cose non vanno come il popolo di Israele avrebbe potuto sperare e forse anche come Dio avrebbe potuto sperare. Sansone, che ormai è diventato adulto, scese a Timna e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, disse al padre e alla madre: «Ho visto a Timna una donna, una figlia dei Filistei, prendetemela in moglie». Suo padre e sua madre gli dissero: «Non esiste una cosa del genere, non c'è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il tuo popolo, perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi? Cioè, figlio mio, figlio nostro, tu stai volendo prendere una moglie che appartiene a un popolo nemico, forse al popolo nemico per eccellenza. Che stramberia è questa?» Ma Sansone rispose al padre: «Prendimi quella perché mi piace». Quindi una risposta così volitiva e così anche banale da parte di Sansone ci fa subito capire che Sansone è davvero una persona che non è capace di comprendere le convenzioni e ciò che è secondo buon senso, ma agisce secondo veramente il suo desiderio. Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava un motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Ma Don, perché Dio induce Sansone a peccare per compiere il suo volere? Diciamo che qui, più che parlare di un peccato, come se prendere la donna filistea fosse appunto un rompere la legge, qui la grande questione è più banalmente il fatto che in questo modo Sansone, con questo discorso di questo legame matrimoniale con i filistei, da cui proviene la sua donna, e in questo modo Sansone avrà la possibilità di cominciare a discutere per questioni matrimoniali ed allargare questa diatriba di tipo matrimoniale a una vera e propria guerra. Quindi è un pretesto quello di Sansone di sposare questa donna filistea per poi poter combattere tra israeliti e filistei. Quindi si può dire questo per difendere Sansone, che questo desiderio così fuori luogo di Sansone, tutto sommato, fa parte di una strategia di Dio per fare in modo che i filistei vengano stanati e per avere un motivo, una scusa anche per poterli combattere. Sansone scese con il padre e con la madre a Timna. Quando
Quando furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore irruppe su di lui, ed egli senza niente in mano squarciò il leone come si squarcia un capretto. Descrizione molto veloce, ma per dire la forza estrema di Sansone. Grande coraggio, affronta un leone e lo uccide a mani nude. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla madre. Scese dunque, parlò alla donna e questa gli piacque. Dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone. Ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli ne prese nel cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando. Quindi è un episodio particolare, nella carcassa del leone, guarda te, le api hanno fatto un nido e quindi c'è del miele nella carcassa del leone. Qualcosa che ha colpito Sansone, che comunque prosegue il suo viaggio e deve prendere la sua moglie tra i filistei. Quando lo ebbero visto, presero 30 compagni perché stessero con lui. E Sansone disse loro: «Voglio proporvi un enigma». Ecco il famoso enigma di cui parlavate. «Se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del banchetto di matrimonio e se lo indovinate, io vi darò 30 tuniche e 30 mute di vesti». Un grandissimo dono. «Ma se voi non sarete capaci di spiegarmelo, darete 30 tuniche e 30 mute di vesti a me». Notate quindi come la posta in gioco sia molto alta. Sansone sta sfidando delle persone a risolvere un indovinello. Notate che queste persone sulla carta sono tutto sommato favorite, nel senso che hanno una settimana di tempo, sono in 30, potrebbero concentrarsi e cercare proprio di risolvere questo indovinello. E però, se non riusciranno a risolverlo, dovranno dare a Sansone 30 tuniche e 30 vesti. Viceversa, se lo indovineranno, sarà Sansone che dovrà dare tutto questo vestiario a queste persone. E gli dissero: «Va bene, ci stiamo al gioco, tu proponi l'enigma e noi lo ascolteremo». Ed ecco qui il famoso enigma di Sansone: «Da colui che mangia è uscito quel che si mangia e dal forte è uscito il dolce». Noi riusciamo a intuire adesso, secondo la storia di questo leone e del miele, però certamente è davvero difficile, letta così, risolvere questa storia, insomma. Per 3 giorni quelli non riuscirono a spiegare l'enigma. Al 4º giorno dissero alla moglie di Sansone, che veniva dal loro stesso popolo: «Induci tuo marito a spiegarti l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre». Quindi vedete i metodi molto, molto veloci, molto spicci di queste persone. «Per favore, fatti dire da tuo marito la soluzione, altrimenti noi daremo fuoco alla tua casa, alla vostra casa». La moglie di Sansone si mise a piangergli intorno e a dirgli: «Tu hai per me solo odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato. Perché a me non lo dici? Perché non ti fidi di me?» E Sansone le disse: «Ecco, non l'ho spiegato neanche a mio padre e a mia madre, e dovrei forse spiegarlo a te?» Sansone inizialmente si rifiuta di dare la soluzione dell'indovinello alla moglie. Ella continuò a piangerli intorno durante i 7 giorni del banchetto, quindi per tutti i giorni di questo banchetto di matrimonio, come si usava allora, tutte le sere c'era praticamente la festa, e la donna tormenta Sansone dicendo: «Dai, per favore, dimmi la soluzione, perché non dovresti fidarti di me?» Quindi la mette molto sul personale, sul rapporto di coppia. Il 7º giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava e lei spiegò a sua volta l'enigma ai figli del suo popolo, cioè ai suoi connazionali, i filistei. Notate che qui, e vedremo anche in un altro caso prossimamente della vicenda di Sansone, è molto forte l'ironia. Provate a ripensare: questo Sansone che viene tormentato dalla moglie, che continua a insistere presso di lui per avere la soluzione, finché è arrivata così a tormentare questo personaggio, questo supereroe che è capace a mani nude di uccidere un leone, ma non è capace di resistere all'assillante domanda della moglie: «Dimmi la soluzione dell'enigma». E allora provate a immaginare il carico di ironia che sicuramente c'era e c'è nel mondo ebraico quando si legge di questo rapporto di coppia dove così tanto tormentato e assillato è Sansone che rivela
alla moglie insistente la soluzione dell'enigma. E poi questa donna lo tradisce, in effetti tradisce la fiducia di Sansone e spiega l'enigma a tutti gli altri filistei. Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: «Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?» Vedete che hanno in qualche modo cercato di rispondere a questo indovinello. E io qui non ho capito molto il discorso tra il leone e il miele. Mm-hmm. Se me lo puoi spiegare. Sì, la cosa particolare è questa, cioè che dentro la carcassa del leone ci sia un nido di api e quindi ci sia del miele. E infatti cos'è che ha detto Sansone? Da colui che mangia è uscito quel che si mangia. Normalmente noi immaginiamo che colui che mangia è quello che prende dentro tutto, e invece la cosa strana è che da colui che mangia è uscito qualcosa che poi altri hanno mangiato, e dal forte è uscito il dolce. Com'è possibile che da qualcosa di forte possa uscire il dolce? Di solito il forte prende tutto per sé. E quindi avete capito il gioco un po' di parole legato a questa vicenda così particolare. E infatti i filistei, che sono stati indottrinati dalla moglie di Sansone, gli dicono: abbiamo capito la soluzione, che cosa c'è di più dolce del miele? E il miele è uscito dal forte, e il forte è il leone. Quindi da colui che mangia, che dovrebbe divorare tutti, in realtà è uscito del cibo che altri hanno mangiato, il miele, e esattamente dal leone è uscito questo nutrimento. Allora Sansone è arrabbiato nero e dice: se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio enigma. Ma vi è un significato nascosto nella metafora "se non aveste arato con la mia giovenca" che Sansone usa per indicare le minacce dei filistei alla moglie? Certo, si potrebbe dire che questa provocazione dei filistei, di Sansone ai filistei, ha un certo carattere sessuale. Cioè, se voi non aveste arato, se non vi foste dati da fare con la mia giovenca, in qualche modo super maschilista, modo per indicare la mia moglie, voi non avreste risolto l'enigma. Cioè voi avete fatto combutta, mi avete tradito voi e mia moglie, ed è stato solo per questo motivo, perché io ho rivelato l'enigma a mia moglie, che voi in qualche modo è come se foste stati gli amanti di mia moglie e nella vostra intimità vi foste appunto confidati la soluzione. Quindi ha una certa è un modo volgare, diciamo, per esprimersi, per indicare però che Sansone ha capito, c'è stato un patto non più segreto ormai tra la moglie di Sansone e i filistei. E infatti a questo punto si dice che lo spirito del Signore irruppe su Sansone, scese ad Ascalon e uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Notate che Sansone rispetta i patti, cioè lui ha perso la sfida perché hanno risolto l'enigma, seppure con un tradimento, e Sansone è disposto a pagare 30 capi di vestiti. Ma com'è che Sansone li procura? Non con il suo denaro, ma semplicemente uccide 30 uomini e con i loro vestiti risolve il debito che aveva nei confronti degli abitanti di Timna. Notate che uccide persone di Ascalon per dare i vestiti a gente di Timna, quindi uccide degli innocenti per sistemare la questione con i colpevoli. E anche qui non è niente di bello quello che fa naturalmente Sansone. La moglie di Sansone, cos'è che fu data al compagno che gli aveva fatto da amico di nozze? Quindi Sansone scarica la moglie che lo aveva tradito, e questa donna viene data a uno che era stato un suo amico, gli aveva fatto da, diremmo noi, testimone di nozze. Vedremo che poi a causa di questa donna che Sansone ha scaricato, ma in realtà considera ancora sua, nasceranno ancora grandi problemi. Quindi vedete proprio che il grande Sansone, nazireo consacrato a Dio, in realtà comincia già da qui a avere una vita violenta e disordinata.